ma io ho perso questa matita, ce l'avevo in mano. Guarda la differenza tra un occhio e un altro, mamma mia. Ma come si fa a fare questo? Io non ci riesco mai. Ma in realtà, Alessia, basta che la matita sia temperata, altrimenti ti fai male, perché già ho visto la tua. Io sembro distratta con te, ma non lo sono, perché ti fai male, non per altro, eh. Così. E comunque con una punta, esatto, riesci ad essere un po' più precisa e vai a sporcare, perché il termine è sporcare, tra le ciglia. È una parola qua. Brava, ma esattamente così. Ovviamente per me sembra tutto molto più semplice perché all'interno ho messo una matita scura. Per te che l'hai messa chiara devi essere un po' più attenta a non invadere il territorio della chiara, mi raccomando, eh. Bravissima, no, è perfetto invece, Alessia. Con un po' di occhio la andiamo a sfumare leggermente, sempre per non usare mille pennelli. Ah, prima una ragazza mi ha fatto una domanda, scusate, poi è caduta la diretta, eh. Come si puliscono i pennelli? Allora, i pennelli... Oh, signor cugino Noemi, ciao amore. I pennelli si puliscono, almeno io personalmente, con la benzina rettificata. Dove si compra? In farmacia. In farmacia. Viene, dalla farmacia ovviamente viene venduta perché si sterilizzano gli aghi con quella. Io la uso da 20 anni per pulire i pennelli, la usate in un vasetto di vetro così, degli omogenizzati, delle marmellatine, quello che avete a disposizione, ne mettete una piccola quantità, lo faccio anche vedere perché questo è veramente molto utile, prendete il pennello che avete utilizzato, lo immergete senza spingerlo perché le setole sono molto delicate, lo immergete, poi con un Kleenex lo andate ad asciugare. La benzina rettificata non solo ha pulito il pennello dal prodotto, ma lo ha disinfettato, sterilizzato ed evapora immediatamente, quindi è subito riutilizzabile. Beh, secondo me è la cosa migliore in assoluto. Sì, la cosa. Sono prodotti tipo Trellina, eccetera, eccetera, ma secondo me li lasciano unti e poi hanno un odore che... Ciao Elisa! Hanno un odore che a me proprio non è che faccia impazzire. Allora, io adesso l'ho sfumato con il cotton fioc. Poi, se volete rendere la sfumatura inferiore molto più intensa, andate con un pennellino così a goccia o anche con un cotton fioc e ci andate a mettere un po' di marrone. Prendetene ovviamente quello che volete, anche quello di prima, così. Sempre scaricate l'eccesso di prodotto dai pennelli, mi raccomando. Così non cadrà sotto l'occhio e andate a sfumare un po'. Io per esempio quando trucco loro, compresa Alessia, mi prendono sempre in giro perché io prendo il prodotto e poi faccio questo. Ma vedete la polvere dell'ombretto che cade? In questo modo fate sì che cada all'esterno e non qui sotto. Per questo noi abbiamo fatto un trucco comunque intenso, ma non abbiamo per niente spiccato la parte esteriore all'occhio. Per questo motivo dovete sempre sbattere un po' il pennello in modo che l'eccesso di prodotto cada. Ok, sei pronta per il mascara, Alessia? Io volevo solo illuminare qua, con questa. Ah sì, in realtà avevo preso un ombretto che ho usato su di te, in realtà, che è sempre un pigmento di MAC che si chiama vaniglia, vanilla. Ah, che lo posso usare? Non ce l'ho. Lo possiamo prendere con un cotton fioc, è un bianco perlatissimo e lo possiamo mettere all'interno dell'occhio, così. Questo è molto luminoso, devo dire che il vaniglia è uno dei miei, insieme al tan, preferiti. Io lo metto anche poco poco qua sopra, solo per illuminare. E poi con un pennello pulito lo sfumo un po'. Sì, perché questi bianchi perlati diciamo che sono abbastanza... prorompenti nelle colorazioni, yeah. Però devo dire che sono molto belli. Sì, a voglia. Quello rosa, no, in realtà Viviana non è un rosa, si chiama tan, quel pigmento che abbiamo usato sulla palpebra mobile, che è un oro, rosa. Esatto, però è meno giallo. Allora, mascara. Tu
pensando adesso? Io uso sempre la solita di MAC, però sono un po' di giorni che uso questa qui che mi ha regalato la cosina. Non ci credo! È pazzesco questo mascara, anche a me l'ha regalato Agostino. Sì, è buono. Allora, io quando metto gli ombretti da un pochino mi si concentrano tutti nella piegatura tra la parte da sé. Questo è Wonder Woman number one, si chiama. Questo succede proprio perché evidentemente quando vai a usare gli ombretti non hai asciugato prima la palpebra. Ricordatevi ragazzi, prodotti grassi su base grassa, prodotti compatti o in polvere su una base asciutta, è fondamentale. Allora io metto sempre prima un po' di cheratina, prima del mascara, che in realtà viene usata per proteggere le ciglia, eccetera, eccetera, ma io in realtà ho capito negli anni che non riesco più a farne a meno perché ti fa una base pre e quindi le ciglia vengono ancora più cariche. Sì, guarda, io ho comprato quella di Dior, ho comprato quella di Kiko, ho comprato quella di MAC, sono, devo dire, buone, ne potete prendere veramente una a caso. Il mascara, mi raccomando, sempre in movimenti leggeri, dall'attaccatura delle ciglia verso la punta, verso l'esterno. E anche qui il mascara, come le ciglia finte a ciuffetti, possono essere utilizzate per la correzione dell'occhio. Quindi, se vogliamo dare un'apertura all'occhio, il mascara lo metteremo ovviamente dal basso verso l'alto. Se invece vorremmo allungare l'occhio, lo metteremo verso l'esterno. Questo ovviamente, ciglia finte, Alessia, no, mi sa che Alessia non ce l'aveva le ciglia finte al matrimonio. Oh sì, lo sai che non me lo ricordo? Penso che aveva qualche ciuffetto, ma se però esatto, io per quello non me lo ricordo, perché Alessia, ecco, la potete vedere, ha delle ciglia pazzesche. Quindi in realtà se ne ha usata qualcuna l'ho usata a ciuffetti, ma semplicemente per dare volume e non lunghezza, perché le sue sono già tanto lunghe. Pensate che le ciglia finte a ciuffetti sono di tre misure: short, medium e long. Le long, che come dice la parola stessa, sono le più lunghe, su di lei non hanno proprio nessun effetto perché le sue sono più lunghe, quindi gliele puoi mettere solo ed esclusivamente per infoltimento. Però le mie ciglia sono diventate dritte, non capisco perché. Ma magari sai, sono anche in realtà periodi, Alessia. Cioè non è detto che questa è una cosa che si protragga poi nel tempo. Allora, abbiamo giusto 4 minuti rimasti. Allora, ma tanto abbiamo fatto perché il mascara, che è la parte diciamo più importante, dove ci abbiamo perso un po' più tempo. Adesso andiamo con una terra a marcare le correzioni che abbiamo fatto prima, le scure ovviamente. Io per esempio adesso sto usando questa di Anastasia Beverly, che mi trovo benissimo, ma è che questa sì. Sì, andiamo a sottolineare quelle scure che abbiamo fatto. Io ho fatto la fronte per renderla meno ampia. Io uso questo scurissimo forma. C'è qualcuno che ha scritto, non so perché l'ho perso in realtà, ma lo squallore di alcuni commenti, che presumo siano commenti di sesso maschile, ma in realtà a noi poco ce ne cade, perché ho sempre pensato che quando un maschio, perché uomo non è la parola adatta, ha così tanto bisogno di scriverlo, è perché evidentemente è vergine. Non può solo scrivere, però va bene. Allora, senti, io ho questo colore, sembra schifo, ma è pazzesco sulla pelle. Ma è il crema o è compatto? Perché da qui non vedo. Ok, andiamo a fare un po' le gote. Quindi sorridiamo e andiamo a mettere il spazio.
Allora, io un piccolo trucchetto velocissimo, lo stesso fard che usate per le gote, con un pennello andatelo a mettere anche un po' sulla palpebra così. Perché inizialmente può non sembrare nulla, però in realtà poi nella totalità del trucco vedrai come va ad armonizzare e a rendere tutto molto più armonioso. Sì, io lo trovo pazzesco. Ci stiamo dimenticando la cosa più importante. No, ma io con te non lo potrei mai dimenticare, l'illuminante. Ma se sì, non lo farei mai. Ce l'ho? Io sto prendendo questo di Dior che adoro. Adoro. Allora, l'illuminante, ragazzi, andiamo a mettere nelle zone che abbiamo schiarito. Quindi i lati, qui, dove abbiamo fatto la famosa mascherina di prima. Adesso ci si fa il bagno con l'illuminante. Sì, tutti i giorni. Ah, sì, no, scusami. Allora, questo è di Dior. Si chiama Coral Vibes 002. Un po' qui al centro del naso, dove era la correzione chiara. Allora, una raccomandazione. Per chi volesse intensificare l'illuminante, possiamo usare uno spray come questo, che è un pre-prime. Allora, il mio fisioterapista Gianluca Balbiccio ha scritto: ma Alessia, secondo te Deborah è così brava solo che mi hai preso fuoco? Io, guarda, tu pensa al mio braccio, che non lo muovo praticamente, sto facendo uno sforzo inaudito. Bagnate il pennello e andate a prendere l'illuminante. Guardate quell'effetto, com'è molto, molto più marcato di dente. Quindi lo potete usare da asciutto e da bagnato. Io adesso mi metto solo un po' di rossetto. Anche io penso che io sto usando questo matitone della Wycon, che è uno, fammi vedere, non mi ricordo più, 002, che adoro. Ma tu hai una bocca molto chiara, Sì. Allora. Questo spray viene anche usato per la fine del trucco, che te lo fissa e soprattutto riesce... Nadia, la mia amica Sormena da Mac a via discorso, io quando faccio queste dirette sembra io che lavoro da Mac, perché in realtà uso tantissimi prodotti Mac. Pure io! Lo sa, perché gliene ho parlato. E andiamo a mettere tutto distante alla lavanda, pazzesco. Arrivo! Oddio, sono le 7! Ragazzi! Abbiamo finito, hai visto che è stata un'ora precisa? Sì. Alessia, mi chiedono di salvare la diretta. La tempo e seguite Deborah per fare la bocca. Però Alessia, grazie. Quando vuoi? Tanto io sto a casa tuttora da tanto sempre. Benissimo, ti saluto. Grazie. Grazie a te, Alessia, grazie. Grazie.